Riprendiamo la cronaca. Secondo tempo tra Autoscott e Salanais. Batte Miraglia. Conclusione sul fondo. Il lancio di Lazar. Chiaro lanza. Contro Quintilio. Una sfida che si ripropone da inizio gara. Per ora il vincitore è assolutamente chiaro lanza. Ora Miraglia col sinistro. Conclusione deviata. C'è un colpo preso anche da Miraglia. Calcio d'angolo. Esce Miraglia, colpito duro, entra Antonello Elliano, l'arbitro intanto ferma il gioco, allora ritorna in campo Miraglia, c'è solo un momento di riposo per il colpo subito, quindi Elliano, il movimento di Giaccio, e rete, accorcia le distanze, Salanais con l'esordiente Giaccio. Primo minuto di gioco del secondo tempo. Buonissimo l'inserimento di Giaccio, ha beffato difesa e portiere e ha trovato la prima rete per i suoi in questa serata. Forse c'è un fallo proprio dello stesso Giaccio ai danni di Caterino, e così calcio di punizione per Autoscotto, e questo secondo tempo potrebbe pagare un po' la carenza di cambi, pesante in tutti i sensi l'assenza di Fortezza. Ora c'è Russo sul pallone, andrà col suo destro, Barone sistema la barriera composta da un solo uomo, è Miraglia, il destro di Russo che cercava un assist per chiaro lanza, pallone che finisce tra le braccia di Lazar dopo l'intervento di Quintilio Elliano. Chiaro lanza, servito lungo, Quintilio Elliano, Miraglia chiuso ottimamente da Colandrea, chiaro lanza, controlla, cerca un assist per Colandrea, controllo difficoltoso, il pallone di Autoscotto, cerca l'aiuto dei compagni, rimpalli su rimpalli, alla fine vince Quintilio Elliano e va via anche Chiaro Lanza, serve Miraglia, si gira subito Lazar di riflesso, Chiaccarino a conclusione, un po' pretestuoso di Caterino, Chiaro Lanza indietro verso Russo, pressing di Miraglia, esce bene la difesa di Autoscotto, Chiaro Lanza si spinge in avanti, cerca lo spazio, trova però Quintilio Elliano, fallo di Chiaro Lanza, forse di frustrazione, calcio di punizione, Giaccio, Miraglia chiude di Caterino, e ora è Miraglia a metterla fuori, Chiaro Lanza si appresta a rimettere il pallone in gioco, Colandrea, si muove Russo, di Caterino, palla che finisce tra i piedi di Quintiliano che si spinge in avanti, trova però di Caterino, va via Iaccarino, allo spazio di Caterino, un'altra finta, supera Iaccarino, assist per Chiaro Lanza e chiusura provvidenziale di Quintilio Elliano, una buona giocata di Caterino, Chiaro Lanza, Russo sbaglia il controllo, Iaccarino, il pallone per Miraglia, chiude Lazar di piede in uscita e siamo di nuovo con Caterino nel cerchio di centrocampo, Chiaro Lanza, il sinistro, un soffio fuori, immobile, Barone, sbucato dal nulla questo pallone, dietro i due giocatori, con Andrea e Iliano, ora Giaccio si spinge in avanti, non trova l'assist per Miraglia, con Andrea, supera Iaccarino, Di Caterino, una bella girata di Di Caterino, conclusione però non è precisa, e ripartiamo con Giaccio ancora, ottimo lancio ma Russo chiude, pallone però finisce a Miraglia, prova il sinistro con l'Andrea di schiena, mette il pallone fuori, cerca l'appoggio dei compagni qui Miraglia, cerca qualcuno che gli possa servire un assist alla rimessa laterale, far esplodere il suo sinistro. Ci prova questo sinistro abbastanza beffardo, palla fuori di poco, vicino al palo di Lazar,
con Andrea, Iaccarino ruba e prova il tiro, ma palla che dà l'illusione del gol, non ha cercato l'assist, ha scelto la conclusione personale, è stato sfortunato. Qui con Andrea ben contenuto da Iaccarino, Miraglia cerca un assist improbabile, non c'era nessuno. Chiarolanza verso Russo, ancora Chiarolanza. Chiarolanza contro Quintilio, una sfida che in questo secondo tempo sta vedendo uscire vincitore il difensore di Salanais. Ottima chiusura la sua, in questa occasione, di Caterino. Chiarolanza, conclusione che colpisce il cameraman. Illusione, quindi, era il palo e non il cameraman. Ancora di Caterino per Chiarolanza, prova il sinistro e Barone si fa beffare. Grossa responsabilità di Barone, Chiarolanza in sacca. 5-1, errore pesante in questa fase di gioco di Barone. Giaccio si incarica della conclusione direttamente dal calcio d'inizio. È un gol pesante che smorza l'entusiasmo di rimonta di Salanais. Giaccio, ancora Miraglia, scambio con Giaccio, pallone che però viene recuperato da Autoscotto. Chiarolanza fa ripartire suoi, assist per Di Caterino, non controlla al meglio. Quintilio Iliano lo chiude, riparte lo stesso Quintilio di prepotenza. Non trova nessuno dei suoi compagni. Pallone sul fondo. Russo per Chiarolanza. Chiarolanza per Russo. Ancora Chiarolanza. Cerca con Andrea. Indietro si rifugia verso Russo, pressato da Miraglia. Palla che finisce Chiarolanza contro Quintilio Iliano. Ancora Quintilio a chiudere. Buonissima la chiusura di Quintilio. Rimessa laterale a favore di Salanais. Ma lo stesso Quintilio. Giaccio. Iaccarino. Giaccio. Serve Miraglia un po' lungo. Facile per Lazar. Chiarolanza prova ad andare via, e Quintilio Iliano lo chiude ancora. Si è intestardito un po' Chiarolanza nell'uno contro uno con Quintilio. Con Andrea ora si muove dall'altra parte, sia di Caterina che Russo. Miraglia, un'ottima occasione. Miraglia, rete 5-2. Miraglia tiene in vita le speranze di Salanais. Piazzato vincente, lanciato un contropiede veloce, ha punito Di Caterino con Andrea, Russo, Chiarolanza, cerca l'assist per Colandrea, uscita un po' avventata di Barone che trova il fallo di Colandrea, in gioco pericoloso. Ripartiamo subito con Giaccio, Iaccarino, Miraglia, non controlla. Lazar fa su il pallone con Andrea. Chiarolanza con Andrea, di nuovo per Chiarolanza. Continua l'ottimo movimento del pallone da parte della squadra di Autoscotto. Anche senza palla si muovono bene. Russo di Caterino per Chiarolanza, un po' lungo, troppo alto questo pallone da controllare, difficile. Miraglia va via Di Caterino, fallo, manata di Di Caterino che chiede scusa. Tanto Quintilio Iliano si diverte davanti alla telecamera. 5-2. Calcio di punizione, e scuse di Di Caterino a Miraglia e Pacia, che ricordo a tutti che senza il suo fischio non si ricomincia. Sistema la barriera Pacia, va lo stesso Miraglia che ha subito il fallo.
Lazar chiama un miglior posizionamento la barriera e va ancora a Miraglia, il sinistro di Miraglia, palo e poi pallone alle stelle sulla susseguente ribattuta. Recupera intanto il pallone. Problemi sul pallone. Alcune proteste intanto. Miraglia restituisce sportivamente il pallone. Chiaro lanza. Chiude Quintilio Illiano che in questo secondo tempo salito di giri. Chiaro lanza, ancora Illiano a far buona guardia. Chiaro lanza, contrastano in due Iaccarino e Giaccio. Chiaro lanza che perde palla, Iaccarino si spinge in avanti, il destro a deviazione ed è angolo. Antonello Illiano fermo in panchina, probabilmente ha avuto qualche problema fisico che non si è più visto in campo. Miraglia prova la conclusione, Iaccarino si lotta, ancora Miraglia, palla fuori di pochissimo, provato col destro, non era il suo piede. Ora Lazar va al rilancio di Caterino. Giaccio lo chiude bene e poi intervento duro tra Giaccio e Colandrea. Storie tese intanto tra la panchina, Giaccio e Colandrea. Arbitro ristabilisce la calma. Qualche protesta che si sussegue. Iaccarino, giallo per Giaccio. Ora c'è Miraglia, il tiro alto. Rilancio lungo, Giaccio va a chiudere, rimessa laterale. Si protesta ora, la partita sta perdendo un po' di lucidità. Passano i minuti, Stranas vede svanire le possibilità di una rimonta. Qui c'è un fallo di Antonello Eliano su Colandrea. Quindi smentita la nostra ipotesi sui problemi fisici di Antonello Eliano, probabilmente ha cercato di recuperare il più possibile energia per il finale. Calcio di punizione di Caterino e Chiaro Lanza in posizione. Chiaro Lanza al sinistro, si oppone Giaccio. Ancora Chiaro Lanza, perde palla Quintilio Illiano. Miraglia, il sinistro con l'Andrea. Quintilio, il suo fratello Antonello, allo spazio, stavolta è Chiaro Lanza a fare da muro. Rimessa con Illiano, Miraglia. A Miraglia gira per Quintilio Illiano. Giaccio, Miraglia tiene in campo il pallone. Antonello Illiano di fisico controlla questa palla, serve Quintilio, mani di Colandrea probabilmente e calcio di punizione a favore di Salanais. Buona occasione per ridurre il gap. Miraglia col sinistro. Fascia sistema la barriera intanto. Va Miraglia, compagno entrano in area, Miraglia col sinistro, palla fuori. Lazar lancia lungo, ma Giaccio fa ancora buona guardia. Buon apporto di Giaccio nel team.
non ha sfigurato finora. Di Caterino con l'Andrea cerca un corner, ma il pallone esce anzitempo. E rilancio di Barone, che aveva iniziato bene la gara, poi qualche errore pesante condizionato la sua prestazione sicuramente. Qui un lancio impreciso di Antonello Illiano verso suo fratello Quintilio. E ripartiamo con Chiarolanza. Chiarolanza aspetta il movimento dei compagni, serve Russo, pallone impreciso anche per lui. Barone al rilancio. Giaccio Miraglia, posizione difficile, pressato da Lazzaro e Russo, riesce ad andare via, prova la conclusione, rimpallata da Russo, non ha trovato l'assist, ha cercato la conclusione, non ha avuto ragione stavolta Miraglia. Giaccio, se non si intende con Barone, regala una rimessa laterale importante per far rifiatare Autoscotto. Di Caterino, vediamo la decisione di Pacia, fondo, errore di Caterino. Barone, Giaccio per Miraglia contro Russo, che lo contiene bene, pallone che finisce di nuovo a Giaccio. Russo con l'Andrea, serve in maniera un pochino troppo lunga di Caterino. Barone fa buona guardia. Quintilio Illiano, il lancio ancora nella terra di nessuno, c'è Russo ora. Chiarolanza cerca di andare via, Quintilio Illiano lo ferma, tanti errori per Chiarolanza in questo secondo tempo. Illiano per Quintilio Illiano, pallone che resta in campo, lo alza Quintilio, ma è facile preda per Lazar. Chiarolanza, lanciato lungo da Lazar, il controllo, la conclusione, Barone mette in angolo. Non era facile controllare, tirare da quella posizione, ci è riuscito Chiarolanza, ma Barone ha fatto buona guardia. 17° minuto del secondo tempo, 5-2 Autoscotto. Ora c'è Antonello Illiano contro con l'Andrea, la conclusione altissima, palla fuori. Miraglia recupera questo pallone, lo restituisce a Lazar con l'Andrea. Di Caterino, fallo di Giaccio, proteste di Salanais. Calcio di punizione per Chiarolanza e con l'Andrea. Con l'Andrea contro Antonio Illiano, di nuovo per Chiarolanza, controllo sbagliato di Chiarolanza, palla nei piedi di Giaccio che effettua l'ennesimo lancio lungo, tolta impreciso con l'Andrea. Russo per Di Caterino, allo spazio per la conclusione, Barone si oppone, stavolta è fatto trovare pronto il portiere di Salanais. Miraglia lanciato lungo di nuovo, salta con l'Andrea di testa, intercetta, ma il pallone finisce di nuovo tra i piedi di Miraglia. Antonello Illiano, la conclusione dalla distanza, Lazar, poi con l'Andrea controllano questo pallone e rilanciano in avanti, dove Barone controlla. Quintilio Illiano, Giaccio, Barone. Sbaglia Barone, di Caterino punisce, 6-2, che errore di Barone, incredibile, pregiudicato la prova del suo team, un regalo a Di Caterino che non si è fatto pregare e ha punito. 4 reti di vantaggio a pochi minuti, ormai sembrano difficili davvero da recuperare. Quintilio Illiano, Giaccio chiude Chiarolanza. Quintilio Illiano all'ennesimo fallo laterale, palla alta per Fabio Miraglia, colpo balistico ma impreciso, applausi per lui,
Russo di Caterino cerca un colpo di classe, non trova il compagno. Qui Antonello Iliano di testa verso Miraglia, prova ad andare via, Chiaro Lanza e Colandrea lo chiudono, riparte subito Colandrea, si invola verso la porta, ma stavolta Barone fa su il pallone di Caterino, squadre lunghissime ora, la rete del 6-2 ha smosso gli equilibri, abbandono di ogni tatticismo. Lazar Giaccio in calcio d'angolo, mancano meno di 5 minuti, la partita si sta ormai indirizzando fuori di Adoscotto, potrebbe ottenere la terza vittoria di fila, la leadership incontrastata in campionato. Qui Russo sfiora il 7-2, bella conclusione da sui sviluppi di un corner. Qui rimessa laterale con l'Andrea, è stato efficace nel controllo. Miraglia di Caterino, Russo e Iliano Antonello in pressing, poi una conclusione imprecisa. Non è una gara in cui ha ben figurato neanche lui, è mancato in tante occasioni. Quintilio Iliano fa ancora buona guardia, Chiaro Lanza, lo scambio con Di Caterino, ancora Chiaro Lanza, pressato da Antonio Iliano che gli ruba il pallone, riparte Miraglia, Miraglia contro Russo, un'altra delle sfide interessanti di questa partita. Russo allo spazio, Barone dice di no, ancora Barone, ancora Russo che ha provato a chiuderla definitivamente, stavolta Barone si è fatto trovare prontissimo, due interventi di ottima reattività. Qui traversa di Colandrea, a Barone battuto, Quintino Iliano, Giaccio, Antonello Iliano, Quintilio para Lazar. Quintilio Iliano dall'angolo, Antonello Iliano, la conclusione imprecisissima, palla sul fondo, manca poco. Lazar per Di Caterino, chiude Quintilio Iliano, Giaccio, la conclusione di poco fuori, Chiaro Lanza Di Caterino, Giaccio la mette fuori, meno di due, intanto ci sono proteste, Pacia richiama di nuovo i lamenti in campo alla calma. Di Caterino per Chiaro Lanza, la conclusione impallata, ancora Chiaro Lanza, il sinistro, palla fuori ampiamente al lato. Due minuti alla fine, Autoscotto vicinissima al traguardo, la terza vittoria in tre partite. Antonello Iliano chiude con l'Andrea, palla fuori, Quintilio, ragazzi ancora due, ancora Quintilio, Giaccio, palla fuori. Due minuti alla fine, chiamati dall'arbitro Pacia, ora Di Caterino allo spazio e trova l'illusione del gol anche lui, palla fuori di pochissimo, si è girato bene Di Caterino. Barone, Antonello Iliano, Antonello Iliano, serve Miraglia, il sinistro deviato, ancora angolo, il match agli sgoccioli e prova addirittura la conclusione Miraglia da calcio d'angolo. Russo per Chiaro Lanza, un 3 contro 2 con l'Andrea, di nuovo Chiaro Lanza, il sinistro ed è gol, 7-2, Chiaro Lanza la chiude, titoli di coda, Autoscotto vince e vola a quota 9 punti,
pur senza fortezza, una gara di assoluto rispetto, dominata dall'inizio alla fine. Qui si immola ancora Colandria sulla conclusione di Miraglia. Si attende il fischio finale dell'arbitro Pacia. Giaccio. Antonello Iliano. Una finta. Chiuso ancora una volta. Cerca un fa, trova un fallaccio su Colandria e si becca anche il giallo. Seconda ammonizione per il team di Salanais. Dopo il giaccio anche Iliano sul cartellino di Pacia. Punizione su cui va Chiaro Lanza probabilmente. Sì, il sinistro. Giaccio. E vedete che il pallone finisca nello specchio. Il pallone finisce ora tra i piedi di Colandria, che sbaglia il disimpegno verso di Caterino. Giaccio. Antonello Iliano. Contrasto. E qui storie tese. L'arbitro preferisce mandare tutti sotto gli spogliatoi.